Carissimi amici del Go, ben ritrovati allora per questa nuovissima lezione sul libro di Toshiro Kageyama, The Lessons of Fundamentals of Go, dove andremo a vedere questa volta e a sviluppare in modo un po' più approfondito e definitivo il concetto di territorio e di sfera di influenza. Piccola chicca filosofica, come ormai di consueto. Questo ventaglio giapponese, Sensu, il ventaglio giapponese, e la scritta che vedete è Hyakusen Renma. Hyakusen Renma significa praticamente il guadagno di esperienza, quindi l'esperienza derivata da 100 battaglie. Cioè uno diventa veterano, un guerriero veterano, dopo che ha combattuto 100 battaglie. Parafrasando un po' questo motto, lo si utilizza molto nelle arti marziali, soprattutto nel kendo, ma nel mondo del Go è esattamente la stessa cosa. Hyakusen Renma, solo dopo aver combattuto 100 battaglie, solo dopo aver giocato tante partite, 100 è un numero simbolico per determinare un tante, ok? Noi riusciremo a diventare, con l'esperienza, a diventare dei veterani del gioco del Go. Questo capitolo che andremo a vedere adesso, che va in connubio con il precedente, che è il capitolo sullo struggle to get ahead, è praticamente la chiave di volta per svoltare il nostro modo di giocare a Go. Con il Sensu chiuso, molti giocatori di Go, soprattutto i Meijin, indicano la mossa sull'incrocio. Procuratevi un Sensu anche voi e fate i fighi con i vostri avversari, qualora avreste la possibilità di giocare una partita su un Goban vero. Grazie ancora per l'attenzione allora che vorrete prestarmi e partiamo subito con il nostro nuovo capitolo di Kageyama sul territorio e la sfera di influenza. Carissimi amici del Go, allora benvenuti a questa nuova puntata di Kageyama Lessons, il capitolo 5. Territorio e sfera di influenza. Allora, abbiamo avuto modo di parlarne molte volte in modo un po' lato nelle precedenti lezioni e anche in altre circostanze. Adesso cerchiamo di andare un po' più a fondo di questo argomento. Allora, partiamo da questa situazione che potrebbe essere un'apertura un po' particolare, quindi di nero con un approccio di bianco. E viene rappresentata quindi solo questa parte superiore del Goban. Vediamo questa sequenza, quindi è una sequenza relativamente standard. Qui bianco, nero, bianco, nero da qui, bianco estende di qua, nero protegge. Niken Tobi di bianco, nero estende. Ecco la nostra situazione. Potrebbe essere un normalissimo Fuseki. Kageyama parte perentorio con una delle sue solite massime e ci dice: territorio e sfera di influenza. L'incapacità di distinguere tra l'una e l'altra è considerata una delle classiche debolezze di un giocatore amatoriale. Quindi, basandoci sul nostro schemino qui che abbiamo riportato con tutte le nostre mosse, può risultare forse un po' difficile dare una vera descrizione di quello che sta succedendo. Qualcuno potrà dire: bianco probabilmente avrà 40 o 50 punti di territorio nella parte alta e probabilmente nero, anzi se nero dovesse essere anche colui che ha appena detto questa cosa, si potrebbe sentire un po' sopraffatto dalla cosa, perché lui si vedrebbe solo questo piccolo abbozzo di terreno e questo piccolo abbozzo di terreno, invece comincia a vedere bianco lì con un territorio forse un po' più marcato. Bene, Kageyama ci dice che la corretta visione di quello che sta succedendo nel Goban in questo momento, soprattutto nella parte superiore, è che bianco ha ottenuto una sfera di influenza e nient'altro di più.
non può essere chiamato territorio questa cosa che sta succedendo qui. E quindi circa Nero cosa possiamo dire? Diciamo appunto che probabilmente può contare 10 punti o giù di lì di territorio nella parte alta e destra, ma nella parte sinistra, come per bianco sopra, non possiamo ancora parlare di territorio, bensì di sfera di influenza. Adesso andremo un po' più nel dettaglio, perché il concetto è un po' astratto. Apro una piccola parentesi. La capacità di distinguere appunto tra la sfera di influenza e il territorio, come dice Kageyama appunto che è una debolezza, in cosa si manifesta questa debolezza? Guardando anche delle vecchie partite che giocavo anch'io quando ero un neofita, molte volte si tende a sovrastimare l'importanza del punteggio che si ottiene ai bordi e agli angoli e tutte le mosse che si fanno per difendere questo territorio in realtà danno la possibilità all'avversario di espandersi poi nel centro. Comunque adesso vedremo tutto con calma. Cambiamo schema. Allora abbiamo Nero che ha circa una ventina di punti di territorio in questa zona qui e una sfera di influenza invece nella parte bassa sinistra del nostro bambino. Bianco ha a sua volta non del territorio bensì una sfera di influenza in questa parte sinistra del Goban. Perché sfera di influenza? Beh, perché se per esempio, faccio un esempio come molti potrebbero essere, Nero volesse provare ad invaderlo, proponendo quindi una sequenza simile a questa, creando per esempio un Ko. Questo Ko può essere combattuto poi nell'economia di tutta la partita. Perché quindi non si poteva definire ancora territorio? Ma semplicemente perché Nero in un modo o nell'altro è riuscito comunque a conquistare questa zona qui. Per cui tutto quel punteggio puro che si poteva vedere all'inizio della sequenza, quindi senza tutte queste mosse giocate, è stato compromesso dall'invasione di Nero. Che poi venga vinta, venga persa, il Nero riesca a vivere o non riesca a vivere, si vinca il Ko, si perda il Ko. Comunque, tutto quello che noi consideravamo come dei punti buoni per bianco non sono più tali, non si possono più considerare tali. Per cui sembra così di primo acchito che Kageyama ci stia dicendo, in un certo qual modo, che se un potenziale territorio può ancora potenzialmente essere appunto invaso dall'avversario, quello non va considerato come un territorio sicuro, bensì solo come una sfera di influenza. Eccoci qua con questi schemi, magia del Goban che si può disassemblare. Allora, qui ho riportato una parte superiore di un Fuseki e in questi due quadranti ho riproposto questo schema che c'è nella parte destra. Poi vedremo perché. Qual è la corretta lettura dello schema che stiamo vedendo in alto? Come prima possiamo dire 10 o 20 punti per bianco nella parte in alto, 20 o 30 per nero nella parte destra e circa 15 nella parte sinistra, da questa parte lì. Bene, anche qui in realtà stiamo sbagliando, nel senso che la corretta lettura di questo schema è che entrambi, sia nero che bianco, hanno solo ed esclusivamente sfere di influenza che non devono assolutamente essere considerate territorio, soprattutto nel Fuseki. Diciamo che per entrare bene nell'ottica del concetto di territorio e sfera di influenza dovremmo già avere già abbastanza familiarità con il conteggio dei punti. Mi rendo conto che contare i punti, soprattutto per un neofita, è una cosa sconveniente e nelle precedenti lezioni di Kageyama molte volte ci ha dato questo monito. Però è fondamentale riuscire a livello in cui siamo cominciare a dare peso a questa cosa, perché dà veramente una marcia in più e fa veramente la differenza durante le partite. Però il tempo che si, passatemi il termine, spreca per contare i punti non deve essere sprecato del tutto cominciando a contare i punti già nel Fuseki nelle prime 20, 30, 40 mosse. Fa un paio di esempi e dice appunto che una volta gli è capitato che un primo dan con 7
pietre di vantaggio, già a un livello della partita come quello che potrebbe essere quello, cominciavano a ponderare il peso dei vari punti che poteva fare nei vari territori. D'altro canto invece fa un altro esempio e dice che c'è un Onodan in Giappone, un tal Kano, okay, lo chiamavano Head Shaking Kano, cioè Kano che scuote la testa, era il suo soprannome. Perché? Perché quando cominciava a scuotere la testa, questo Kano, Onodan, significava che stava cominciando a contare i punti aiutandosi con la testa. Però questo non accadeva fino a quando non era passato il medio gioco e si entrava a fine gioco. Questo significa che bisogna cominciare a capire che il territorio comincia a diventare fisso e stabile, ovvero si può tener conto di quel territorio solo da un certo punto della partita in poi. Tutto questo è vero perché se ad esempio adesso toccasse bianco e facesse per esempio una mossa del genere, quello che prima poteva essere considerato erroneamente territorio sicuro di nero, può essere invaso da bianco o comunque ridotto, perché a una risposta del genere, se nero gioca appunto in questo incrocio che ho contrassegnato con A, oppure gioca a contatto, bianco poi scapperebbe, bianco poi però avrebbe la possibilità anche di dividere da quest'altra pietra. Ora noi non sappiamo cosa c'è sotto il Gobam, ma per farvi capire che con un qualche mossa, se nero vuole giocare in difensiva, è costretto per forza a giocare delle sue pietre di rinforzo qui dentro. Di conseguenza tutto il territorio viene a mancare. Ancora peggio, se bianco dopo aver giocato lì, nero fa un tenuki da un'altra parte del Goban e bianco dovesse continuare ad entrare oppure a fare delle altre mosse standard, questo territorio, chiamiamolo così, territorio abbozzato di nero, andrebbe sicuramente a ridursi, come potrebbe essere ridotto, se non addirittura conquistato totalmente, il territorio nella parte sinistra. Perché se bianco giocasse nella lettera C, o giocando altre mosse standard per le invasioni, potrebbe invadere o comunque dividere questa pietra da quelle sopra e andrebbe sicuramente a ridurre il territorio. Tra l'altro, in situazioni del genere, come ad esempio questa mossa qui, A, B e C sono degli incroci che sono stati contrassegnati per indicare dei punti classici chiamati standard per le invasioni, che vengono fatti ovviamente quando si conoscono anche un po' di principi di vita e di morte su come giocare bene. Qual è il punto? Che bianco può, in questo caso, in questo esempio qui, provare a fare delle invasioni con uno spirito molto tranquillo, perché se anche poniamo che nero giocasse in A, allora sì, potrebbe cominciare a questo punto a considerare il suo territorio poco invadibile, per cui la sua sfera di influenza si trasforma anche in territorio sicuro. Bianco potrebbe tentare di invadere, per esempio, in B, che se anche venisse ucciso non avrebbe nulla da perdere, perché ricordate il famoso principio per cui ogni volta che invado e il mio avversario risponde, il delta di punti rimane lo stesso, per cui anche se venisse ucciso non avrebbe nulla da perdere, e se invece vivesse addirittura serve una mano, nel senso che riuscirebbe a ridurre drasticamente il territorio di nero. Ma parliamo allora adesso, sfruttando quindi questa visione d'insieme qui in alto, di due atteggiamenti che potrebbe avere nero nel difendersi nella parte in alto. Quindi prendiamo per esempio questo quadrante e quest'altro quadrante qui. Adesso vi farò vedere delle sequenze e cercherò di spiegarvi, anzi, Kageyama cerca di spiegarci, i due diversi atteggiamenti di nero e il vantaggio e lo svantaggio che ne deriva. Poniamo che bianco voglia per l'appunto attaccare nel Sansan, come nell'esempio lì sopra. Benissimo. Allora, una risposta, e quindi la sequenza che ne deriva da parte di nero, potrebbe essere 2 in questa mossa qui. Poi c'è un Tetsuji
di bianco. Tetsuji è la miglior mossa che si può giocare in una situazione locale. Questo è considerato un Tetsuji standard. Perché? Perché questa pietra fa da ponte alla pietra esterna e alla pietra interna. Di conseguenza forza nero a questo punto a fare questa mossa qui. Di conseguenza taglio in seconda riga, bianco è costretto a connettersi ed ecco che nero, per assicurare quella pietra lì, fa un nobi in questa posizione. Cosa succede quindi? Che nero sicuramente si è consolidato, sicuramente vivrà in angolo, sicuramente avrà del territorio, però contiamo che qui in questo schema non si vede, ma bianco ha un'altra pietra in questa posizione qui, che gli dà una thickness, ok, quindi uno spessore molto importante, che lo fortifica e gli dà influenza per controbilanciare l'influenza di nero in questa posizione. Per cui nero e bianco alla fine di questa sequenza si saranno molto fortificati in questa posizione. Laddove all'inizio invece nero era un po' più folto di bianco, perché bianco aveva solo tre pietre. Ok, questa qui togliamola, perché era, parlava nell'esempio precedente. Di conseguenza, alla fine di questa sequenza qui, bianco è riuscito, diciamo sacrificando l'invasione e dando la possibilità a nero di vivere nell'angolo, è riuscito comunque a solidificarsi in modo importante e a controbilanciare con la sua influenza l'influenza di nero che aveva di qua. Ma vediamo adesso invece un altro tipo di risposta che può succedere in questa posizione. Allora abbiamo sempre la nostra invasione del Sansan, quindi nero, di bianco, scusate. Questa volta appunto nero risponde lì, bianco fa il suo Tetsuji, però nero, attenzione adesso a cosa fa. Invece di giocare in difensiva, gioca in controffensiva, tagliando queste due pietre qui. Allora qui bianco è costretto ad andare da quella parte, nero connette, bianco va giù di qua, nero chiude, bianco va qui, nero va in questa posizione qui, ad indebolire molto quella pietra lì. Ecco, la sequenza si ferma alla mossa 10. Probabilmente la mossa 11 sarebbe stata una mossa di bianco che faceva con un nobi andare fuori da quella parte lì per poi connettersi alla sua pietra. Ma noi fermiamoci a questa posizione. Riuscite a capire la differenza da soli tra quello che succede qui e quello che succede qui? Mi sembra che sia abbastanza evidente e Kageyama ce lo dice. Questo schema qui è molto migliore di questo schema qui. La differenza tra la thickness, quindi lo spessore di bianco e del controbilanciamento della sfera di influenza che ha avuto qui, contro la, diciamo, il poco spessore che ha qui, ok, perché bianco da questa parte in poi è ancora come lo vediamo qui, ok, noi dobbiamo vedere questo schema riportato qui in alto, è, diciamo, questa differenza, anche se qui bianco poi vivrà e si prenderà l'angolo, riuscirà a vivere e ruberà questo punteggio di nero, però questo punteggio di bianco e questa perdita di nero è comunque inferiore rispetto al vantaggio potenziale che ha nero nell'aver creato tutta questa muraglia di thickness, quindi di spessore, che mi dà influenza verso il centro del Goban. Tutto quanto ci siamo detti partendo da questo punto qui. Se bianco avesse avuto già da questa posizione una posizione più solida e spessa in questa zona qui, probabilmente sì, allora questo diagramma qui, questo schema qui sarebbe stato conveniente comunque per nero. Però in questa circostanza qui la differenza è notevole. Quindi ripetiamocelo anche questo come un mantra:
perdere pochi punti nell'angolo, ok, vale la pena se in cambio possiamo avere uno spessore e un'influenza del genere verso il centro Doigoban, che è ancora tutto da conquistare. Bene, ricomposto allora il nostro Doigoban, guardiamo quest'altro esempio. Allora, Fuseki, approccio, quindi Kakai, abbiamo giocato in questa posizione qui, che si chiama Komoku. Andiamo con il nostro approccio, il nostro Kakari di bianco in quella posizione lì. Benissimo. Allora, nero, dopo il Kakari di bianco, fa una pinza. Questa potrebbe essere un Joseki, una risposta standard. Bianco, come appunto da standard, scappa via. Ecco qui la mossa, diciamo, outstanding, come direbbero gli anglosassoni, che fa nero in questa posizione. Si porta in quella posizione lì. Secondo Kageyama, questa è una mossa tremendamente bella, perché alcuni dicono che hanno visto molte partite in cui, per difendersi da questa, diciamo, questo sente di bianco che vuole spingere giù, è fare un salto di due in questa posizione qui. Questa è una mossa molto piccola in realtà, che ci tiene comunque schiacciati al bordo del Goban, mentre questa qui si comincia a spingere in questa posizione e minaccia di dividere bianco in quella posizione lì, dividerlo dal resto del Goban. Bianco quindi si vede costretto a proseguire, e ricordate il capitolo sullo struggle to get ahead mescolato al capitolo sulle pietre che vanno a passeggio. Questa potrebbe essere una sequenza standard, allorché bianco qui, visto che nota che nero è in vantaggio, comincia a minacciare quella pietra lì. La mossa a pinza quindi di nero, di bianco in questa posizione qui, non dà molto valore aggiunto a quello che bianco ha già fatto qui, perché nero potrebbe essere anche ben contento di sacrificarsi quella pietra lì di fronte allo spessore che è riuscito a fare qui e il territorio che è riuscito a guadagnare in questa posizione qui. Vediamo per esempio come potrebbe continuare quindi la situazione. A questo punto, dopo che bianco ha fatto la pinza, nero potrebbe cominciare a difendersi sì da quella parte lì. Bianco va su e nero sgattaiola giù di qua, in modo da cominciare, ricordate the struggle to get ahead, cominciare a spingere verso il centro. Cosa ci dice il Kageyama in questa particolare circostanza? Dice che i professionisti, ricordate la sequenza iniziale, generalmente non fanno mai una pressione, non spingono mai verso il basso in modo così prepotente come è fatto con queste due mosse qui. Ricordate, quindi dopo questa mossa risposta di nero, quindi bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco poi ha fatto tutto quello che ha fatto. Ad eccezione di quando devono scappare, perché altrimenti vengono catturati, per cui quando sono delle mosse obbligate, oppure hanno delle pietre, per esempio, mettiamo che bianco avesse già avuto delle pietre più o meno in questa posizione che bloccavano la camminata di nero, allora premendolo verso il basso l'avrebbero spinto a fare questo movimento qui, consci del fatto che prima o poi avrebbero intercettato una loro pietra in questa posizione. A questo punto la riflessione che fa Kageyama rispetto a quello che ci siamo appena detti è: raramente il territorio sicuro appare nelle aperture, ma ci sono delle eccezioni. Questo caso, dove nero si estende passo dopo passo, ricordate le pietre camminano lungo la quarta linea, è una di queste. La ragione di base è che appunto queste due mosse qui che ha fatto bianco prima hanno spinto nero a rispondere in un modo che gli hanno permesso di fare del territorio, questa volta sì, sicuro, nella parte destra. E avendolo forzato a giocare nella quarta linea, che è anche chiamata la linea della vittoria, ricordate, la seconda linea è chiamata la linea della sconfitta, perché se giochiamo molte pietre in seconda linea perderemo,
Viceversa, la quarta linea è considerata la linea della vittoria. Quello che Bianco avrebbe dovuto fare sin dall'inizio, quando è cominciata la sequenza, per cui quando avevamo solamente, ricordate, queste due pietre qui, proviamo a rifarla. Quindi, nero va lì, bianco scappa, nero fa il keima, bianco invece di continuare a premere in questa posizione qui, avrebbe potuto giocare direttamente o qui o addirittura subito la pinza in questa posizione. In questo esempio invece Kageyama ci riporta una riflessione che ha fatto un suo allievo, secondo Dan, il quale diceva: maestro, tu hai ragione quando dici che contro un giocatore molto più forte di noi il suo territorio tende a sembrare molto più grande, magari un po' fuorviati dal pregiudizio che abbiamo perché stiamo lottando contro appunto un giocatore più forte. Per esempio appunto in questo schema qui, che può sembrare un'apertura che dà il giusto vantaggio ad entrambi, perché abbiamo nero appunto che ha molta influenza nei lati, bianco un po' di influenza in alto ce l'ha, però vedete ha questo bellissimo, la famosa quarta linea qui, e questo bellissimo territorio che, ripeto, qualora bianco dovesse riuscire a fare una riga completamente dritta qui di pietre sue, questo territorio frutta da solo una sessantina di punti scarsi. Allora nero qui è consapevole che la sua sfera di influenza può essere distrutta da bianco, comunque può essere compromessa se bianco giocasse in A, in B o in C, per esempio. Ed è altrettanto consapevole nero, quindi, che a sua volta potrebbe ridurre l'influenza di bianco giocando in D o giocando in E. Però sa anche che, insomma, è un po' titubante, perché dice: sì, ma io so che il mio avversario è molto forte, per cui non so se riuscirei a gestire un'invasione in questa posizione qui. Molti di noi, me compreso, tendono a fare questo ragionamento, a scoraggiarsi un pochettino quando sanno che non padroneggiano bene le tecniche contro giocatori più forti. Beh, la risposta ce la dà Kageyama facendoci riflettere in modo diverso. Se noi facciamo fatica a gestire il medio gioco, per cui dopo il Fuseki, a gestire un medio gioco in cui dobbiamo avere a che fare con delle cornici del nostro avversario molto ampie perché non sappiamo come gestirle e come governarle, di dimenticarci i Fuseki tradizionali, per cui la chiusura degli angoli con relativo approccio agli angoli avversari, le estensioni lungo i lati, senza importarsi di quello che dicono gli altri. L'apertura migliore è quella che ognuno di noi riesce a gestire correttamente. Infatti, non so, apro una piccola parentesi se avete notato, ma fino adesso, in tutte queste lezioni che Kageyama ci dà come le fondamentali nel gioco del Go, lui in realtà non ha mai parlato che l'apertura migliore è quella che si fa aprendo sul Loshi, sul Komoku, sul Sansan. Quelle sono cose che vi ho detto io per esperienza, e che molti giocatori di Go condividono, anche perché se guardate le partite dei professionisti noterete che moltissimi aprono in quel modo. Però nulla ci vieta di cambiare strategia se riusciamo a riproporre uno schema iniziale che noi stessi riusciamo a considerare come pratico da gestire poi nello sviluppo immediatamente futuro. Per esempio uno sviluppo come quello che potete vedere qui, che è uno sviluppo standard, molto classico, lascia comunque delle aperture. Allora sta a noi trovare il nostro stile di gioco. Se noi sappiamo che abbiamo la possibilità di gestirci un combattimento o più combattimenti per invadere le varie sfere di influenza, possiamo tranquillamente giocare in questo modo, altrimenti possiamo assolutamente cambiare il nostro approccio di apertura. La chiave comunque, ed il salto di qualità che si fa da giocatore inesperto a giocatore un po' più esperto, non dico professionista, sta nel fatto di riuscire a capire ed avere quel distacco da riuscire a ponderare in modo tranquillo che se anche bianco facesse delle invasioni, poniamo che siamo nero, facesse delle invasioni su questi punti A, B o C,
non è che sta minando la nostra possibilità di vincere perché ci va a distruggere il punteggio potenziale che abbiamo nei lati. Lasciamolo pure fare, lasciamo che entri pure magari anche e che si faccia anche una base che riesca magari anche a vivere, anche perché se Bianco riuscisse ad entrare e cominciasse a crearsi una base per poter vivere, tutti gli attacchi che noi facciamo anche dall'esterno risulterebbero sì minacciosi per lui, perché nel momento in cui Bianco dovesse riuscire a giocare un po' di pietre qui dentro, anche fossero solo 5, è ben consapevole che se quelle 5 pietre ce le regala alla fine della partita, sono 5 pietre catturate più altri 5 incroci liberi e sono 10 punti. Per cui lui stesso tenderà a volerle far vivere, però se noi lo facciamo vivere all'interno del nostro territorio, però noi riusciamo per farlo vivere, con l'inganno diciamo di farlo vivere, riusciamo a crearci una cornice e una thickness, una spessore che poi ci va a essere reinvestito verso l'interno, siamo nettamente in vantaggio, come ci faceva notare Kageyama nell'esempio qualche esempio fa. Per chiudere quindi anche questo aspetto, allora un'apertura potrebbe essere il nostro Komoku, Bianco Oshi, un altro Komoku, Bianco un altro Oshi. Ecco che già da qui, piuttosto quindi di fare un approccio o di qua o di qua in modo da forzare Bianco per fare Giuseppe a scappare da questa parte, di conseguenza crearsi la sua spessore in quarta linea, potremmo per esempio aprire e fare subito l'invasione in questa posizione. Questa è un'apertura che io facevo molto spesso tempo fa e che, devo dire la verità, mi ha portato anche dei vantaggi, soprattutto all'inizio quando ero 20°/15°. In questo modo qui riuscivo a distruggere subito la sfera di influenza del mio avversario. Notavo peraltro che molti giocatori neofiti già da questa posizione qui vedono già queste due pietre come due paletti che determinano un loro territorio qui. Questa è una visione, passatemi il termine, un po' folle della situazione, perché all'interno di questo territorio, chiamiamolo così, c'è ancora di tutto da fare. Qui nero può invadere, bianco può scappare, per cui notavo che già giocando una pietra in questa posizione qui, bianco si vede già defraudato della propria proprietà, diciamo, e quindi comincerà a giocare in modo forsennato per proteggersi, per venire qui e chiudersi gli angoletti, eccetera, quando magari l'obiettivo di nero potrebbe essere quello di forzare bianco a restare lì e crearsi la famosa influenza verso il centro del Goba. Ma voltiamo pagina. Benissimo, allora, altri due esempi sempre sul tema per espandere ancora il concetto. Anche qui magia del Goban che si scompone, vediamo due porzioni di Goban superiori. Ma è così importante quindi nelle aperture la sfera di influenza? Guardiamo appunto questi due schemi. Se nero gioca in modo così stretto, come per esempio qui e qui, beh, in questo caso qui si può considerare che quello che nero sta circondando in questa parte qui, in questa parte qui del Goban, può essere considerato un territorio sicuro. Quella di bianco, viceversa, non si può assolutamente chiamare un territorio fatto, ma si chiama sfera, appunto, sfera di influenza. Però Kageyama insiste nel dirci che anche un principiante come noi sarà sicuramente d'accordo nel sostenere che questo tipo di apertura di bianco è migliore di quella di nero. Lo ripete molte volte durante questo capitolo, questo concetto, ma per farci passare proprio questa conoscenza, impariamo a capire che in un'apertura, in un fuseki, se noi ci concentriamo a fare delle aperture con mosse piccole, ovvero con mosse molto vicine l'una all'altra, con molta probabilità riusciremo anche ad assicurarci il territorio. Però l'apertura di un avversario che tende invece a fare mosse molto più ampie e quindi a estendere la sua sfera di influenza saranno nettamente migliori del punteggio che potremo fare qui nel territorio. Tuttavia, Kageyama ci dice
Attenzione però a non abusare della sfera di influenza. Costruire grandissime sfere di influenza può risultare talvolta disastroso, perché soprattutto all'inizio, quando non sappiamo come padroneggiarle, potrebbero rivoltarsi contro noi stessi. Benissimo, altro esempio allora. La situazione è quella che vedete qui. Abbiamo un combattimento che è stato fatto lì in alto, in questa posizione qui. Nero ha dello spessore qui. Bianco ha questa pietra, tocca bianco. Keima per bianco. Mettete in pausa un attimo il video e pensate un attimino, prima di proseguire, secondo voi se questa mossa è corretta per bianco oppure bianco avrebbe potuto giocare magari un po' più in alto. Se avete messo in pausa e avete pensato un attimino a quello che poteva fare bianco anziché giocare in questa posizione, vi posso rispondere che questa mossa di bianco, secondo il maestro Kageyama, è la più sensata da fare. Perché se bianco avesse voluto tentare di estendere la sfera di influenza di più di questa mossa qui e fosse andato qui, per esempio, questa mossa sarebbe andata in conflitto con un'altra regola d'oro del Go, che è quella che dice che non bisogna mai approcciare il nemico nel suo spessore. Tradotto, non bisogna mai giocare una propria pietra singola troppo vicino alla sfera di influenza, alla thickness del nostro avversario. Per cui giocare questa pietra qui indurrebbe sicuramente, in questo caso nero, a una mossa del genere, che comincerebbe idealmente a voler dividere quelle due pietre lì e costringendo questa pietra di bianco a rimanere chiusa tra un potenziale muro che potrebbe far nero qui e la sua thickness che esiste là in alto. Apro una parentesi, io mi riferisco al thickness, che in italiano sarebbe spessore, volutamente, più per una questione pratica, nel senso che se avrete la possibilità e la voglia di leggere molti altri tutorial, purtroppo in lingua italiana c'è ben poco, di conseguenza troverete molte nozioni in inglese, le quali si riferiscono appunto allo spessore come a thickness o a thinness, nel senso se c'è un muro grosso, se c'è un muro sottile. Alla fine è solo un vocabolo. Cominciamo ad impararlo e così quando ci riferiremo al thickness sappiamo benissimo tutti quanti di cosa stiamo parlando. Ritornando a noi, quindi, certo, sfera di influenza, ricordate nell'esempio precedente, è bella ampia, ricordate che c'erano le pietre di bianco in questa posizione, però se noi in una situazione analoga estendiamo troppo la nostra sfera di influenza e diamo la possibilità, per esempio a nero, di venirci ad attaccare da questa parte, isoliamo troppo le nostre pietre, per cui dobbiamo stare cauti. C'è un'altra cosa da dire: se invece che a bianco fosse toccato a nero e fosse stato nero a venire a giocare in questa posizione qui o addirittura una linea più bassa, in questo modo qui, Kageyama dice che anche dal punto di vista di nero questa mossa qui non è corretta, perché va a violare un'altra regola d'oro del Go, la quale dice di non utilizzare lo spessore, quindi il thickness, per circondare il territorio. Bene, allora, questo esempio qui è un esempio che deriva da una partita realmente giocata tra un terzo dan e un secondo dan amatoriale. Tocca bianco. Allora, bianco approccia in questa posizione qui. Nero risponde qui. Bianco scende. E nero fa una sonda in questa posizione qui. Lasciate perdere questa mossa qui e la sonda, che probabilmente la vedremo più avanti. Però dopo aver fatto la partita e averla trascritta, il giocatore appunto che stava tenendo in quel momento bianco chiese a Kageyama con aria seria,
Secondo lei, maestro, io sto cominciando ad uscire dalla mentalità dell'amatore e sto un attimo cercando di diventare un professionista. E si sentiva molto convinto di questa azione che aveva fatto. E Kageyama un po' l'ha sbeffeggiato dicendogli: attenzione, caro mio, che non è assolutamente sufficiente guardare le partite dei professionisti e giocare, diciamo, delle mosse imitative. La cosa più importante da imparare dai professionisti non è dove loro giocano le loro pietre, ma perché le giocano in quella posizione. Torniamo indietro allora di qualche mossa. Tutto è cominciato con questa pietra qui. Sapreste dirmi, sulla scorta anche di quello che abbiamo visto sull'esempio precedente, perché secondo Kageyama questa pietra, quindi, non è corretta in quella posizione, sempre per il solito discorso che per estendere la sfera di influenza non dobbiamo andare a collidere con la regola per cui non si deve giocare troppo vicino alla thickness dell'avversario. Perché in questo caso, ad esempio, Nero avrebbe potuto rispondere molto meglio di prima in questa posizione qui. Ed ecco il solito discorso che comincia a isolare le pietre. La cosa migliore per Bianco in una situazione del genere sarebbe quella di aver fatto una mossa un po' più cauta e fare ad esempio un Nikkei in Tobi da questa posizione. Lui comunque cominciava a estendersi molto come influenza in questa parte bassa del Goban, diciamo in questo quadrante qui, e non andava a collidere troppo con la thickness e quindi con l'influenza del nero in questa posizione. Viceversa, Kageyama ci dice che se invece del bianco da qui fosse toccato a nero, avrebbe potuto tranquillamente invece approcciare in questa posizione. Perché approcciando in questa posizione qui, lui, oltre a fare un approccio classico, quindi un Kakari, e quindi sviluppare eventualmente un Joseki in questa posizione qui, aveva comunque alle sue spalle delle sue pietre che lo supportavano eventualmente anche per una fuga in quella direzione lì. Se Nero fosse riuscito a creare dell'influenza, della controinfluenza in questa posizione qui, come potete notare, questa zona qui è illuminata da queste pietre e da queste pietre che insieme creano una grande influenza in questa porzione del Goban. Ecco allora un altro esempio di apertura bella che conclusa. Il Fuseki è finito, entriamo nel medio gioco. Cosa possiamo notare allora? Che qui la strategia di Bianco è quella di aver fatto dell'influenza flebile, però di aver circondato una parte un po' più importante di territorio in più parti, lì, qui e qui. Mentre l'unico territorio quasi sicuro di nero può essere questa parte qui. Per cui sempre agli occhi di un amatore verrebbe da dire appunto nero è più debole in termini di punteggio e di territorio. Allora adesso quindi Kageyama ci darà due o tre esempi partendo da una base fissa che è appunto questo Fuseki qui. Entriamo nel medio gioco. Quindi, che strategia ottenere nel medio gioco per sfruttare al meglio o al peggio la nostra influenza? Partiamo subito con il primo esempio, che è la strategia cattiva. Allora, vediamo prima tutte le mosse, un po' accelerate, e poi andremo a commentarle. Bene, dopo questa sequenza, cosa possiamo dire? Questa è una strategia, diciamo, sbagliata, almeno così Kageyama ci dice, perché è l'approccio che hanno molti amatori nel sfruttare male la loro influenza verso il centro, ovvero quello di imbarcarsi in un progetto per circondare territorio nel centro, mantenendo subito come prima mossa, ricordate, questa qui, in modo da subito chiudere bianco fuori dai giochi in questa direzione qui, e dopo che bianco ha fatto questa mossa, utilizzare la mossa numero 3 che era questa, e dopo che bianco cerca di venire giù, di chiudere subito la strada con questo. Poi tutte le altre sono dettate appunto dalla volontà di chiudere questo
circolo, che comunque è di nero, però così facendo nero, che probabilmente, anzi sicuramente, si aggiudica questa parte di territorio, non si rende conto che bianco è consolidato qui, è consolidato qui, e attenzione, qui in alto c'è solo ed esclusivamente la presenza di bianco, per cui bianco tutto quello che ha fatto per minacciare di entrare in realtà creava dell'influenza e del dominio sulla parte alta del Gobán. In questa situazione qui possiamo dire che bianco è nettamente in vantaggio rispetto a nero. Vediamo adesso, sempre partendo dalla base consueta, la buona strategia che ci consiglia Kageyama, sempre velocizzato, poi la commentiamo. Benissimo, allora finita la sequenza, cosa possiamo notare? Che l'unica soluzione che aveva nero per ottenere un bilanciamento migliore rispetto a quello che era successo prima era quello di andare a caccia nelle varie zone che comandava bianco, il punto più debole e più sottile, che era però appunto quello in alto. E infatti mi gioca la prima mossa qui. Bianco si difende egregiamente, quindi in questa posizione qui, e nero riesce ad insediarsi stabilmente in questa porzione con le mosse successive, fino ad ottenere la posizione che vediamo qui. Dopo essersi creato una base solida e una via di fuga verso il centro, è impossibile non notare, e nero probabilmente lo ha già notato, come questo piccolo gruppetto di bianco, che all'inizio, prima che nero venisse ad invadere, poteva potenzialmente essere connesso al suo, è ormai diviso. E oltre ad essere schiacciato da questo nuovo muro di nero che sta nascendo, è schiacciato perché nero è supportato dal suo famosissimo gruppo qui in alto. Di conseguenza, il punteggio che all'inizio poteva spendere di più, sembrare prendere di più dalla parte di bianco, è stato ristabilizzato, perché nero comunque è riuscito ad invadere e ha distrutto quel potenziale territorio che c'era lì. Di conseguenza, a parità di territorio, chi è in vantaggio? Beh, chi ha più influenza. E nero, si può dire in questo momento, che ha molta più influenza verso il centro. Vedete? Bisogna quindi non aspettarsi di trasformare la thickness, lo spessore, direttamente nel territorio. La strategia è quella di fissare il nemico silenziosi e minacciosi, come in questo caso qui. Ma andiamo avanti con un altro fuseki e un altro schema su cui sviluppare un altro principio relativo all'influenza. Ok, allora, questo schema rappresenta un fuseki concluso, derivato da una partita dove nero aveva 4 pietre di vantaggio. Nero si è riuscito a creare un ottimo muro esterno in questa posizione sfruttando un joseki, per cui premendo bianco a chiudersi lì in alto, bianco ha il suo piccolo territorio, e nero è messo tutto sommato bene perché ha influenza qui, qui e in alto. Bianco, per non doversi difendere in un secondo momento dall'interno e quindi evitare che nero cominci ad attaccarlo giocando in quella posizione, decide di giocare lui in questa posizione. Adesso, la cosa più naturale al mondo in queste circostanze potrebbe essere una risposta di nero, che potrebbe essere per l'appunto o qui, quindi bloccare per evitare il salto, famoso salto di scimmia, che vada eventualmente in un futuro a distruggere quel punteggio lì, oppure, quindi dicevamo, o nero in questa posizione oppure in questa posizione qui, in modo da consolidare e connettere attraverso questo Ikentobi queste due pietre a questo muro qui. Ma se nero risponde così, e come dice Kageyama in questo preciso momento non si toglie il vizio di fare questo tipo di risposte molto piccole e volte esclusivamente alla difesa strenua dei piccoli territori, difficilmente ci sarà una progressione. Viceversa, se gli decide di ignorare l'ultima pietra giocata da bianco, ovvero questa qui, può nero trovare una risposta migliore di queste due che abbiamo visto prima? Questo è il momento giusto
di prendere l'iniziativa nel gioco. E non bisogna, se siamo neri, nero, non bisogna farcela sgusciare dalle mani. Questa in effetti è una mossa go-te, dove bianco magari si aspettava una risposta di nero, come dicevamo appunto lì o là, per cui una mossa, diciamo, sente vissuta da bianco, ma in realtà è una mossa di go-te, se nero prende l'iniziativa e gioca da un'altra parte e comincia a governare la partita con l'iniziativa, volgendola al proprio vantaggio. Ora, partendo da questo schema, quindi con l'iniziativa di nero, Kageyama ci farà ancora i famosi due esempi, lo sviluppo brutto e lo sviluppo bello. Cominciamo con lo sviluppo brutto, vediamo quindi tutta la sequenza di mosse accelerata, alla fine della quale commenteremo. Bene, cosa ci viene detto quindi? Intanto, perentorio come sempre, Kageyama comincia e ci dice che la prima mossa che fa nero, quando tutto era ancora vuoto, ovvero questa, è addirittura terribile. Perché? Perché in questo caso qui nero sta ancora tentando di usare la sua base nel muro esterno che ha fatto in alto come base appunto per circondare il territorio. Tutto il combattimento che è avvenuto nella parte destra con bianco che ha invaso attraverso questa prima mossa qui non è ancora stato risolto e definitivizzato, ma nel momento in cui questo combattimento è servito a nero per fare tutte le mosse che l'hanno portato poi con la sua ultima, la 19ª per l'appunto, che è questa, a chiudersi il centro, lo farà sicuramente gongolare. Quando poi bianco fa quella blanda invasione, quella blanda minaccia verso il centro con questa mossa qui e nero definitivamente si chiude con tutte queste altre pietre, nero ha raggiunto il suo obiettivo del medio gioco, ovvero circondarsi tutta quella parte di Goban, sfruttando inevitabilmente tutto il muro che aveva sopra. Però anche una molto sommaria stima del punteggio rivelerà quanto cattiva è stata la strategia di nero. Infatti nero ha circa 30 erotti punti nel centro che si è appena circondato e circa altri 30 in giro per le altre parti del Goban. A sua volta bianco i suoi territori fruttano, in base sempre a questa stima sommaria, ancora una sessantina di punti. Per cui il bilanciamento tra bianco e nero in questo momento è circa 50 e 50. Questo cosa ci fa capire? Che essendo, come dicevo all'inizio, questa partita nata dal momento in cui nero aveva 4 pietre di vantaggio, ovvero 4 handicap per bianco, e come abbiamo detto in altri casi, ogni pietra di vantaggio sono circa 10 punti, possiamo già capire che se qui siamo a 50 e 50, più o meno come punteggio, nero in questo momento ha già sprecato il vantaggio che aveva con le 4 pietre iniziali. Di conseguenza bianco lo ha raggiunto. Di conseguenza, se partiamo da questo punto della partita alla pari e bianco evidentemente è più forte di nero, nero oltre ad aver perso il vantaggio avrà perso anche la partita. Ma vediamo invece la risposta corretta di nero al fuseki iniziale. Come ci siamo detti prima, nero deve andare a caccia in modo silenzioso. L'unica finesse, quindi l'unica parte poco spessa di bianco all'inizio del fuseki, della partita del nostro schema, era la parte sinistra. Ed infatti nero comincia il suo attacco con questa pietra qui, un'invasione nella debolezza di bianco. È l'unica mossa veramente valida. Di conseguenza bianco, se risponde a questa mossa di nero con il suo movimento in questa posizione qui,
A questo punto Nero deve lottare, attaccare con tutto il cuore fino alla mossa numero 13, che è questa qui. Quindi tutta la sequenza che c'è stata qui in alto fino a questo punto qui. Bianco allora decide di connettersi ed è a questo punto che Nero fa scoppiare la vera bomba, che è la 15ª mossa, l'ultima che avete visto, ovvero questa. Perché in questa maniera qui si comincia a vedere veramente quanto importante sia l'utilizzo in questo momento dell'influenza esterna di Nero. Perché Nero sta cominciando a crearsi un'altra muraglia qui che tiene sotto controllo queste due singole pietre di bianco che ormai sono chiuse in una morsa, vedete in questa posizione, e comincia a tenere sotto controllo anche quelle lì. Probabilmente bianco qui ha dello spazio per farci degli occhi e per far vivere tutto il gruppo. Però Nero sta dominando tutta quella porzione di Goban. Qui sta dominando Nero, qui sta dominando Nero, qui c'è ancora della possibilità di attaccare bianco. Bianco ha veramente le mani legate adesso, perché dovrà cercare di far vivere i suoi gruppi, che come potrete notare sono tutti isolati. E come ci disse Kageyama già qualche lezione fa, quando si hanno almeno 6 gruppi isolati, la partita è praticamente persa. Mentre Nero, guardate, ha cominciato ad avere una cornice importantissima che potrebbe essere anche tutta connessa. Questo è il modo migliore per Nero di fare un corretto uso della sua influenza verso il centro del Goban. Un'ultima menzione su questo schema ce la fa sempre Kageyama con un suggerimento solo per darci una visione anche un po' più ampia relativamente ai combattimenti. Queste che appunto stiamo vedendo, e il libro stesso di Kageyama si intitola così, sono le basi e i fondamentali. Però lui ogni tanto ci fa anche riflettere un attimino in più per quanto riguarda le tecniche più avanzate. Allora, nell'ultimo schema che abbiamo visto, per l'appunto, l'attacco di Nero comincia in questa posizione. Però Kageyama ci dice che se Nero fosse un po' più ardito e andasse ad attaccare in questo modo, darebbe la possibilità ad un bianco agguerrito, o comunque che conosce un po' di tecniche di combattimento ravvicinato, di fare questa sequenza qui. Quindi il bianco andrebbe in quel punto lì, Nero farebbe un anè e bianco darebbe la possibilità a bianco di fare un cross cut, come dicono loro, per cui un doppio taglio. E da questa posizione qui poi è difficile capire chi la spunterebbe, se bianco o nero. Però se bianco è abbastanza scafato, passatemi questo termine, potrebbe avere la possibilità di annullare o comunque lenire molto l'attacco di nero iniziale, mantenendo sempre una certa forza verso l'esterno. Infatti vedete che già da questa posizione qui, nonostante questa pietra sia ancora possibile metterla in attari da parte di Nero, e a questo punto sarebbe costretta a scapparsene fuori, però qui Nero avrebbe la necessità o di estendere o di chiudere. Però se si chiudesse, bianco avrebbe la possibilità, vedete, di far sbucare sempre la testa fuori dall'acqua. Se Nero andasse da questa parte qui, bianco avrebbe la possibilità di mettere in attari quella pietra lì, che se anche scappasse avrebbe sempre questa debolezza da questa parte qui. Per cui ecco che anche lì, anche se Nero poi scappasse, bianco avrebbe la possibilità di restarsene fuori, e comunque queste due pietre qui sarebbero in scala a perdere per Nero. Per cui attraverso dei combattimenti e un po' di studio, bianco avrebbe la possibilità di controbilanciare l'influenza di Nero restandosene fuori. Questa che ci fa appunto è un esempio per darci una visione anche su come attaccare e quali risvolti può avere anche un attacco se va a finire male, e quanto importante sia per esempio, ecco, il cross cut, che è una tecnica abbastanza avanzata che però bisogna saper usare nel momento in cui si padroneggiano bene le tecniche di combattimento ravvicinato. Eccoci allora con un altro schema, e sarà anche l'ultimo.
per questa lezione. Allora, questo è un gioco alla pari. Tocca nero a giocare. Dove? Siamo anche qui tra il Fuseki e il medio gioco. E bianco, come potete notare, ha tutti e quattro gli angoli. E ha definito una sorta, diciamo, di leadership nel territorio. In una situazione come questa, nel Go antico, c'era un proverbio che diceva che se tu perdi tutti e quattro gli angoli, devi ritirarti. Attualmente, invece, con gli Shin Fuseki, quindi con i moderni Fuseki, quando un giocatore perde tutti e quattro gli angoli, significa, se ha giocato bene, che di contro ha investito molto su una forte thickness e quindi una forte influenza verso il centro. L'unica ragione per cui nero in questo caso potrebbe perdere la partita sta semplicemente perché non sa come sfruttare o come utilizzare al meglio questa sua influenza verso il centro. Ai nostri occhi, quindi, dove ormai abbiamo già un po' di esperienza, ma agli occhi anche di un moderno giocatore di Go, basta uno sguardo, anche molto rapido, per capire che in questa situazione nero è messo bene ed è formalmente in vantaggio, anche se attualmente non ha ancora del territorio ben definito. Però se prende un avvio non troppo bello dalla sua prossima mossa, già da qui, tuttavia bianco potrebbe essere in grado di neutralizzare tutta la sua influenza verso il centro e far valere quindi tutto il suo vantaggio attuale che ha con il territorio ai lati e agli angoli. Bene, allora, cosa dovrebbe fare nero? Per esempio attaccare queste piccole, questo piccolo gruppo di pietre senza radici, non ancorato, o avete qualche altra idea? Bene, vediamo anche qui delle sequenze. Allora, questa sequenza che abbiamo appena vista, Kageyama la definisce sfavorevole. Allora, prima di tutto, nero deve giocare 1 e 3, quindi la prima e la terza mossa, per evitare a bianco di connettersi in alto con queste tre pietre che erano isolate, per connettersi in alto col suo gruppo lì in alto. Tuttavia, questo approccio è sbagliato. Questo modo di dividere le pietre in questa parte di gioco è da scongiurare. Nel momento in cui bianco comincia ad andare avanti con queste altre due mosse, quindi a prendersi in modo molto prepotente il centro, rende inutili quelle due mosse lì, perché se è vero che bianco non si andrà a connettere in alto, però comincia ad avere uno spazio, una thickness centrale che gli danno, oltre che la possibilità di connettersi eventualmente anche con questo gruppo che è in fuga, perché è riuscito a penetrare con questo cuneo verso l'interno, ma anche se nero riuscisse a dividerlo, comincerebbe ad avere comunque una sua thickness per poter controbilanciare le forze di nero. E in questo momento, dove le pietre sono comunque ancora abbastanza separate, bianco non ha ancora l'opportunità e la speranza di attaccare in modo importante bianco. Con tutte le mosse invece che si sono giocate nella parte in alto a sinistra, nero riesce certo a racimolare un po' di profitto nella parte appunto dell'angolo. Ma una volta che poi bianco fa un tenuki e rinuncia quindi a quella pietra che è in Atari per giocare la sua dodicesima mossa, ecco che bianco si estende ulteriormente e si espone ancora di più rispetto a quanto era prima verso un'uscita per il centro. Per cui comincia a controbilanciare con la sua influenza, per quanto poca, aiutato anche da queste pietre qui in alto, che adesso cominciano a essere veramente tante e importanti, comincia a neutralizzare tutta la forza che aveva nero. Quindi, cosa ci sta dicendo Kageyama? Che in questa particolare situazione, iniziare con nero con queste due mosse qui, quindi una e tre, è sbagliato. Vi sembrava invece naturale, voi che avete osservato la sequenza? Bene, adesso vedremo un'ulteriore sequenza dove proveremo a ruotare il processo di 180 gradi e vedremo come invece la sequenza risulterà corretta.
questa che abbiamo appena visto è la strategia vincente. Prima di tutto bisogna essere in grado di individuare la prima mossa di nero, che per l'appunto è quella che è stata giocata qui. Bianco si difende in modo veramente egregio, per cui si riduce di molto il territorio che aveva bianco e un po' di lavoro è stato fatto. Dopo aver lavorato in questa parte qui, cominciamo con questa parte qui. A differenza dell'esempio precedente, è inutile diciamo separare il piccolo gruppetto che c'era qui da quello sopra, nel senso che qui bianco non sta facendo altro che scappare, lui sta fuggendo via perché è ben consapevole che se non riesce ad unirsi nel suo gruppo quelle pietre moriranno, per cui se lui scappa lo dobbiamo lasciare scappare, nel senso che tutte le mosse che lui farà non gli daranno nessun valore aggiunto, non è che andranno a circondare del territorio, ma gli serviranno solo per far vivere queste altre pietre. Di conseguenza noi lo dobbiamo tenere sotto pressione e farlo scorrere verso l'alto in modo che lui vada certamente a connettersi. Però nel tenerlo sotto pressione noi stiamo sigillando definitivamente la nostra parte di territorio in questa zona. Ecco quindi che dopo aver lavorato un po' su quest'angolo riducendo il territorio di bianco, dopo aver fatto fuggire quelle pietre e consolidando ulteriormente il nostro centro, arriva finalmente il famosissimo attacco, la famosissima invasione in alto a sinistra che ci faceva così tanta gola. La portiamo avanti come nell'esempio precedente, otteniamo il nostro profitto anche là in alto, però a questo punto con questa mossa qui di nero abbiamo definitivamente decretato probabilmente la nostra vittoria, perché riducendo il territorio di bianco, incrementando lievemente il nostro e avendo una fortissima influenza verso il centro, perché vedete ormai il centro è tutto nostro, certo dovremo stare attenti a questo cuneo di bianco che potrebbe ancora entrare, però probabilmente potrebbe essere necessario bloccare a questa altezza qui. Qui dovremo stare attenti sicuramente a bianco, che dopo questa mossa qui avrebbe ancora la possibilità di uscirsene fuori, per cui noi dovremmo cercare un sistema per bloccarlo, però siamo messi tutto sommato, secondo il maestro Kageyama, molto bene. Attenzione che qui bianco ha comunque pochissimo spazio per farsi due occhi, di conseguenza potremmo tentare sempre di ucciderlo attraverso dei nakade. Secondo Kageyama, quindi questa sequenza che abbiamo appena visto, è il modo migliore che nero poteva condurre la sua corsa. Bene, allora splittiamo ancora il nostro Goban in due, vediamo due parti superiori del Goban, per questi ultimi due dogmi che vanno a sigillare tutto quello che ci siamo detti fino ad adesso. Prima casistica sopra in alto. In questo tipo di situazione qui, bianco non deve assolutamente permettere che nero si possa estendere in questa posizione. Di conseguenza dovrà essere lui a fare un Niken Tobi, quindi un salto di due verso nero. Questo è il senso comune. Un giocatore che non pensa in questo modo qui dovrebbe cominciare a farlo. Però attenzione, tocca sempre bianco. In questo caso qui invece, stessa situazione, però influenza molto più importante di nero in questa posizione qui. In questo caso qui il senso comune non ci dovrebbe portare a fare un Niken Tobi da questa parte qui, bensì un Keima in questa posizione qui, o al massimo un salto indietro da questa parte, poi dipende anche da cosa c'è qui. Però l'importante è sempre quel concetto in cui non si deve approcciare troppo vicino la thickness del nostro avversario. E nel caso di una singola pietra poverina circondata da due importanti muri di nero, bisogna prima preservare la salute di quella pietra lì. Per cui non è vero che il salto di due è automaticamente corretto. In questo caso qui dovremmo giocare una mossa del genere. Benissimo, allora fate tesoro di tutto quello che ci siamo detti. Mi ripeto per l'ennesima volta, questo è un ottimo libro, un ottimo testo dove ci vengono date
ci vengono dati degli ottimi suggerimenti e sono i fondamentali del Go. Però tutti questi concetti bisogna che li facciamo nostri giocando ancora molte partite. Questo è un tema molto importante che, legato al precedente, lo Struggle to Get Ahead, ricordate, va a coronare un po' la nostra formazione di base sulla capacità di fare veramente quel salto di qualità in più, perché con lo Struggle to Get Ahead imparavamo anche a fare dei piccoli combattimenti con lo scopo ultimo di sacrificare un po' di spazio all'interno, ma per spuntare fuori con la testa dall'acqua da questa parte qui. Ecco, una volta che abbiamo imparato a spuntare fuori con la testa dall'acqua, impariamo a farci la nostra bella thickness e avere il sopravvento verso il centro del goban. Lasciamo perdere il punteggio sui lati e sugli angoli, ovvero non giochiamo tutta la partita con l'idea che se noi ci accapariamo i lati e gli angoli avremo vinto la partita, perché così non è. A meno che non si riesca a fare un muro molto importante sulla quarta linea, che, come abbiamo detto in precedenza, la quarta linea viene anche chiamata la linea della vittoria. Grazie ancora, cari amici del Go, per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima volta. Ormai siamo a metà del nostro bel libro di Kageyama e vi tengo in serbo una sorpresa per il prossimo capitolo. Grazie ancora e arrivederci a tutti.